lo scudo fiscale, 100.000 morti, le leggi ad personam, quelle ad libertatem, certo che 100.000 morti, no? Poi c'è Minzolini che parla di Craxi, 100.000 morti, mamma mia. Fazio, Fiorani, no? Tornano i bond, le cose, 100.000 morti, la Gelmini che taglia ancora la scuola, i tetti, ecco, sì, i tetti, 100.000 morti, le tasse, tagliavo le tasse, non le taglio più, ho scherzato, non è vero, 100.000 morti, però le primarie del PD, quelli che le fanno, poi non le fanno, 100.000 morti. Radio Capital. You too, Pride, in the name of love, 8:33, Radio Capital, questa è Later, abbiamo cominciato in modo un po' diverso dal solito, perché poi insomma, Frizzi Lazzi, per carità, questo è un programma assolutamente di minchiate, rimane tale, un po' di satira, un po' di battute, eccetera, eccetera, poi ci sono dei giorni in cui ti senti improvvisamente inadeguato, questa roba qua è talmente grande, talmente difficile da gestire, talmente irricevibile, che poi dopo sì, per carità, adesso le nostre solite idiozie su Berlusconi, questo e quell'altro, però boh, 100.000 morti, è una roba che ti prende proprio in varie parti del corpo, poi ci sono un po' di foto, un po' di articoli, io francamente non ce la faccio a fare una rassegna su quello, perché sarebbe veramente scavare in senso lato, in questo caso anche invece linguistico, nella difficoltà, nel dolore, quindi mi sono limitato a prendere due o tre proprio così, punture di spillo laterali, insomma, cose diverse, alcune positive, altre meno, per esempio insomma il Corriere, pagina 3, le urla dei sepolti vivi, corpi dappertutto, poi lacrime e preghiere, e poi l'occhiello che dice comunicazione interrotta, una cosa che avete sentito anche nei GR, ne parlano nei telegiornali, i racconti dei sopravvissuti arrivano grazie alla rete, Facebook, Twitter, quelle minchiate lì, allora poi dopo quando vai tu, cosa che è successa a me anche ieri sera, ad aggiornare il tuo stato, no? Luca fa la seguente minchiata, boh, ti senti un po' più pirla del solito, cose che accadono insomma, e che in questo caso comunque ci testimoniano come strumenti futilissimi come quelli possono avere un loro qualche senso. Il Giorno, ecco, altra cosa, non so, il Giorno di Milano che ha questo titolo in prima, che poi è richiamato all'interno a pagina 11, adesso ci arrivo, eccola qua, aiuti anche dall'Aquila, nessuno capisce come noi, partono le raccolte di fondi, insomma solidarietà tra terremotati, il piccolo vantaggio, non ci sarà Bertolaso, non ci va quello là con gli chalet, però anche queste sono battute un po' del mega, che battute vai a fare su una cosa così, 100.000 morti, ed è difficile, ripeto, è difficile adeguarsi, è difficile trovare un tono, perché uno va a vedersi, non so, il secolo XIX, no? Ti arriva questa valanga di agenzie, tutte una più sanguinante dell'altra, e tu cosa fai? Vai a scrivere un pezzo sul fatto che tra i dispersi c'è pure il portiere che nel 1974 guidò la squadra di Haiti contro l'Italia. Ora nel 74 avevo 7 anni io, quindi figurati gli altri, fu un 3-1, ci fece una pera, poi recuperammo, e questo uomo si chiama, speriamo si chiami ancora, Philippe Vorbe, che era il regista, però con tutto il rispetto, no? 100.000 morti, che quello fosse un calciatore, francamente il giorno in cui frega poco a lui, figurarsi a tutti gli altri, però appunto il tentativo di governare questa marea di informazioni, una peggiore dell'altra, non è facile, così come non è facile fare ciò che sto per fare ora, è un po' come al TG2, no? Quando passano dai morti alle sfilate di moda, e dire la frase orripilante, ma la dico, voltiamo pagina. Allora, voltiamo pagina perché poi si torna in Italia, no? C'è questo cupore che tutti ci perplime, e ci sono due giornali oggi che adesso arretro a recuperare perché li ho lasciati sul banco di dietro, attenzione, 3, 2, 1, Libero il Giornale, grazie Angelo, che sono arrabbiati perché Silvione ieri ha dichiarato che non abbasserà le tasse, ma proprio la prendono male, il giornale in prima ha questo titolo, il pasticcio delle tasse, il Premier annuncia non è possibile ridurre le aliquote quest'anno, la crisi ce lo impedisce, è vero, un titolo così, che fa commenti in un titolo, ma perché nei giorni scorsi ci aveva illusi parlando di riforma fiscale imminente, ecco, questo è il titolo del giornale in prima pagina, e poi dentro pasticcio delle tasse. Se la frase di Berlusconi, siamo in campagna elettorale, non prendo impegni che non si possono mantenere. E qui capisci perché si incazza anche Feltri, perché non è che... eccolo qua, perché cioè, il vecchio Feltri, insomma,
che gli dica, che Berlusconi gli dica, non prendo impegni che non posso mantenere, sono 20 anni che ci vince le elezioni sugli impegni che non può mantenere, sarà mica una solfa per non pagare gli alimenti a Veronica, ci sta, potrebbe anche essere. E se la prende anche Libero, diretto da Maurizio Belpietro, che in prima pagina, caro Silvio, non ci stiamo, la casta si compra a casa in centro Roma con lo sconto, vabbè. Berlusconi dice che le tasse non si possono abbassare, questa volta pensiamo che sbagli, quindi questa volta non ci sta, Libero non ci sta, noi ormai a Silvio vogliamo bene, Silvio, non, se non ci sta, dagli 1.000 euro in più, così magari si ferma tutta la notte, vedrai che a quel punto ci sta. Avanti con un altro titolo, sempre su questa vicenda, sempre su Libero, questa volta all'interno, e sono le tasse da tagliare, che sono davvero tante, sono le prime in ordine alfabetico. Mi ha colpito in questo elenco di 1843 gabelle che paghiamo la presenza dell'addizionale imposte reddito su distribuzione e rappresentazione di film porno, ecco, quindi qui forse c'è un po' la necessità di uno scudo pippale, questo è un po' il punto di Libero in prima pagina, e se ne occupa anche Repubblica, pagina 9, appunto la frase di Berlusconi è non taglierò le tasse e quant'altro, e la pagina 9, appunto, Berlusconi, c'è la crisi, non taglio, questo è il titolo, e questo rischia un po' di sprofondarci tutti quanti nel più cupo pessimismo, no? Perché accidenti, aveva promesso che le tagliava, attenzione, c'è un modo. Se avete 2 soldi per fare un viaggetto all'estero? Allora è semplice, voi caricate un po' di denaro, lo sportate all'estero, da qualche parte, lo scudate, rientrate entro aprile, pagate invece che il 40, 45, 50, il 6%. È una bella idea, io ve l'ho detto, se volete farlo, è una piccola cosa che potrebbe restituirci un sorriso. E poi ancora, ecco, sul tempo, il governo comunque non sta con le mani in mano, perché il tempo ci spiega che anche se non si abbassano tutte le tasse, comunque in qualche modo verranno tagliate, decurtate, che c'è un obiettivo famiglia. Questo è quello che ha detto il governo, l'ha detto Tremonti, il ministro dell'economia. Prudenza sull'armonizzazione delle tasse, le rendite finanziarie, eccetera, eccetera. Però l'obiettivo è la famiglia. Poi adesso prende la mira e spara.